Buongiorno, allora mi preme riferire con esattezza circa l'episodio, insomma tutto ciò che si è verificato a seguito di quell'episodio increscioso. Non appena giunta la notizia, il sindaco ha immediatamente allertato me che mi sono messa in contatto con il dirigente scolastico, il quale mi ha riferito che le sue studentesse erano da poco salite sul mezzo di trasporto che le avrebbe a brevissimo accompagnate presso la loro scuola, e durante questo breve tragitto, in cui mi preme dire che il pullman non era assolutamente affollato perché le ragazze erano comodamente sedute, così come lo era questo signore, diciamo questo aggressore, tra virgolette. A un certo punto, dopo averle, a quanto pare, rimproverate con delle parole, certo non poco gradevoli, ha ritenuto bene questo signore di alzarsi e dare una gomitata ad una di loro. Le ragazze, non appena arrivate a scuola, l'hanno subito riferito al dirigente. Il dirigente mi ha raccontato che non era la prima volta che si verificava una cosa del genere. Allora, noi cosa abbiamo fatto? La prima cosa, per poter appurare la verità dei fatti, perché a volte, insomma, la concitazione può portare ad arricchire i contorni di un episodio, poiché i pullman sono dotati di telecamere, abbiamo allertato il dirigente del settore trasporti affinché ci faccia avere la videoregistrazione di quel tragitto, in quel breve lasso di tempo. Quindi, diciamo, attendiamo di visionare questa registrazione per capire chi è questo signore. Magari, insomma, avrà le sue buone ragioni, sarà piuttosto irascibile, però, insomma, arrivare ad aggredire le ragazze non mi sembra proprio il caso. Fra l'altro, torno a ribadire, non c'erano le condizioni di una ressa all'interno del pullman, perché erano tutti seduti in modo regolare. Era il pullman quello più grande. Quindi attendiamo la registrazione. Per quanto riguarda la sicurezza, possiamo dire che in mancanza di personale, poiché abbiamo un conducente su ogni pullman che ovviamente ha il compito delicatissimo di guidare, ci affidiamo alle telecamere, al buon senso e soprattutto appunto al senso civico dei cittadini che debbono innanzitutto rispettare il prossimo.